Applico un primer per minimizzare i pori e levigare la pelle. Applico un primer occhi per far durare di più il make-up. Applico un fondotinta fatto di silicone in acqua con un pennello 2 fibre. Adoro applicare questa tipologia di fondotinta con questo pennello perché la stesura viene compatta e molto sfumata. Correggo le mie occhiaie con un correttore fluido lievemente aranciato. Prima di procedere, fisso subito il correttore con una cipria in modo da non farlo accumulare nei segni di espressione, comunemente chiamate rughette. Applico con un pennello piatto un ombretto in crema blu su tutta la palpebra e sfumo con un altro pennello piatto, però pulito. Applico lo stesso ombretto in crema sotto la rima aiutandomi con un pennellino piatto più piccolo. Intensifico questa sfumatura con un ombretto blu notte matte. Do ancora più intensità con un ombretto nero matte nella parte finale. Nella piega 2 ombretti marroni, sempre matte, per dare maggiore gradualità e tridimensionalità. Applico un pizzico di panna opaco sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso applico un pigmento oro bagnato nella prima parte dell'occhio e sulla congiuntiva inferiore e sfumo poi i 2 colori tra di loro. Applico sul pigmento oro dei glitter olografici sempre oro e sfumo leggermente con il blu. Ombretto in crema, faccio un eyeliner e lo applico anche all'interno della congiuntiva. Applico le ciglia finte ed il mascara. Ridefinisco le sopracciglia con una matita tendente al rosso. Dopo aver ripulito la base da qualche glitter caduto, applico la cipria su tutto il viso. Adesso sfumo lo stesso blu notte sotto lo zigomo, salendo verso le tempie. A seguire sfumo anche un giallo abbastanza scrivente verso il centro del viso. Con un'acqua color blu ed un pennellino piccolo inizio a fare i ghirigori e dei puntini intorno ad un occhio. Con un'acqua color giallo faccio altri puntini sempre intorno al ghirigoro. Applico delle mezze perle dorate, dei piccoli strass blu ed infine delle paillette color oro.
E sulle labbra applico sempre l'acqua color blu ed al centro il Supra Color Oro, che mi piace tantissimo, da come potete vedere nei miei tutorial.